sono stato in Libia per 3 anni e vedevo lì proprio persone che erano veramente, che erano picchiate, maltrattate, morte proprio davanti a noi. Terzo giorno il nostro gomone è spaccato in due. Io credo che prima salvare le persone e poi se ne parla. La mia storia non è soltanto la mia, ma anche la storia di migliaia di immigrati. Io parto dalla Costa d'Avorio, ero con il mio cugino, in cui all'epoca decidemmo di lasciare la Costa d'Avorio perché c'era una guerra civile nel 2006, durante i mondiali. Partiamo dal Ghana, Costa d'Avorio e Ghana, poi arriviamo attraversando il Burkina Faso e in Niger. Siamo andati con degli autobus. Quando siamo arrivati al frontiere, come in Niger, eravamo obbligati a comprarsi dei passaporti falsi. Ho sofferto tantissimo perché un viaggio con un calore, era nel mese di giugno, con una temperatura alta, circa 50 gradi. I trafficanti libici che vanno fino in Niger per prendere i migranti che vogliono raggiungere la Libia, tu paghi i soldi e loro ti fanno fare questo percorso. E sul deserto abbiamo impiegato un mese per poter arrivare in Libia. Siamo stati attaccati dai soldati e loro fa sì che il viaggio è più lento per poter risucchiare tutti i soldi che avete. E vi portano ai poliziotti che vi prendono e vi portano in una prigione e ti fanno chiamare i tuoi genitori o un parente per poter pagare soldi a loro. Chiama i tuoi genitori. Io ho detto: nessun numero ce l'ho, io non ho nessuno per chiamare, per prendere il numero, quindi qua soldi non ce l'ho, fate quello che volete. E vedere lì proprio persone che erano veramente, che erano picchiate, maltrattate, morte proprio davanti a noi. Quindi ogni giorno, la notte sentivamo dei gridi, le persone che non ce la facevano, che morivano davanti a noi. E viene dei libici per comprare immigrati che non hanno soldi per pagare per uscire. Siamo muratori. E lui dice: andiamo. Io sono stato in Libia per 3 anni. Lavorando come muratore a mano, perché il patrone, abbiamo fatto un bel lavoro, quindi alla fine siamo stati deliberati dai libici e volevamo raggiungere Tripoli. A volte, tornando dal lavoro, ti prendono i soldi, i cellulari, mi portano dentro delle case e lì bisogna chiamare un amico per venire a pagare i soldi per essere liberato. E decidiamo che ormai dobbiamo andare in Europa. Io mi sono imbarcato da Zuara e da Zuara era 2008. Siamo imbarcati a 69 persone. Terzo giorno il nostro gomone è spaccato in due. E chi poteva pregare, pregava. Chi pregava Dio, chi pregava i suoi antenati. E mentre toglievamo i vestiti per tappare i buchi dove entrava l'acqua, lì due persone sono entrate dove è spaccato il gomone, sono morte perché l'acqua era molto alta. Per fortuna incontriamo alcuni pescatori del Mazara del Vallo e loro dicono: guarda, abbiamo detto stiamo morendo, e chiamarono la guardia costiera italiana e hanno detto: ok, noi rimaniamo qua, però arriverà sicuramente la guardia costiera. E all'epoca è stato un grande onore vedere dopo un'ora avvicinare la barca grande della guardia costiera italiana. E sono stato contattato da Matteo Garone e dice: guarda, io vorrei scrivere una vera storia di uno che è riuscito ad arrivare in Italia facendo tutto questo percorso. E Matteo ci messe insieme ad altri ragazzi. Quindi ci sono state anche altre storie che ha raccolto. Il film è stato veramente emozionante, non soltanto è stato al festival,
anche al Festival di Venezia, perché mi ricordo tutto il tragitto che sono riuscito a superare, le difficoltà, e mi sono chiesto, caspita, ma tutto questo l'ho fatto? Ma anche ricordando ogni singola persona che ha fatto questo viaggio con me. Secondo me questo film è un riscatto per tutte le persone che hanno fatto questo viaggio, anche di fare ragionare chi pensa che i paesi come la Libia e la Tunisia sono dei paesi sicuri. Io credo che prima salvare le persone e poi se ne parla, perché ogni essere umano ha diritto di avere l'aiuto, ha diritto di essere salvato. Secondo me è importante che ci sia dei soccorso al mare, dei salvataggi delle persone. È importante per me, la priorità è salvare tutti gli esseri umani.